il secondo video che giro riguardo i miei acquisti. Qui parliamo di spacchettamento notino e spacchettamento Farfam Dream. Allora, iniziamo con notino. Con notino. Bene. Questa crema fa parte di un ordine che avevo fatto su Notino almeno 2 o 3 settimane fa, sì, che c'era la spedizione gratuita, quindi avevo preso solo questa crema qua che non si trova nelle farmacie, che è della Neostrata, la Resurface Glicolico Renewal Smoothing Cream, una crema lisciante all'acido glicolico. Allora, perché? Perché sento il bisogno di usare un acido glicolico sul viso perché sono piena di robe sotto la pelle, di impurità e infatti mi sta migliorando molto la pelle perché l'acido glicolico si sa che fa questo lavoro. Se voi direte, ma sta arrivando la stagione, sì. Io cerco comunque di non prendere sole perché sapete che non sono una lucertolina, io non amo stare al sole, mi riempio di protezione solare, se posso metto anche un cappello se vado in campagna, insomma cerco di non danneggiarmi ulteriormente, però avevo proprio bisogno di una pulizia profonda di questo tipo e questa crema me l'avevano già data tanti anni fa il dermatologo, quindi sono andata sul sicuro. Neostrata, nessuno ne parla, nessuno la conosce, sempre perché sono uscite nuove marche, nuove cose e queste sono andate nel dimenticatoio, ma queste sono creme veramente buone. Neostrata. Poi vado avanti. Mia mamma ha finito l'ennesimo Cassandra. E quindi Jean Arthès Cassandra, quindi gliel'ho ripreso, è un profumo fiorito molto buono e lo vendono anche al DM. Infatti, prima di ordinarlo da Notino, sono andata al DM e ho guardato se c'era, ma c'era solo la versione alla rosa. E comunque costava il doppio rispetto a Notino, perché io questa roba l'ho presa con uno sconto, c'era lo sconto della festa della mamma o dell'app, adesso non mi ricordo bene, forse dell'app, vabbè, comunque l'ho pagato 5 euro questo profumo, io ve lo consiglio se amate i fioriti, un po' retro, vintage, fantastico. Per me invece ho preso questo profumo qua, Sol de Janeiro Cheirosa 59, è l'ultimo uscito. Io questo qua l'ho sentito prima da Douglas. Cosa non è questo profumo? Allora, se vi piacciono i profumi cremosi, lattei, vaniglia, dicono che c'è anche la violetta all'interno. Io personalmente la violetta non la sento, ma lo sento un profumo talcato, cremoso, quasi, no, quasi, è un gourmand buonissimo, non fa una gran proiezione, rimane molto intimo, non è un profumo che dura molto, rimane abbastanza appiccicato, ma è molto delicato, è favoloso questo profumo. Mi piace tantissimo, ma ne riparleremo. Chi mi segue da tempo sa che questo prodottino qua lo compro da parecchio tempo. Sarà la quarta confezione che compro in tutta la mia vita. È di Milkshake, l'Incredible Milk, che ultimamente è diventato virale, ma in realtà, cioè, questo lo si conosce da tempo. Questo è un siero per i capelli, anticrespo, protettivo. Aiuta lo styling, protegge dai raggi UV e profuma incredibilmente di latte. Cioè, ve l'ho già fatto vedere tante volte questo prodotto. Profuma sotto forma di crema, si dà sui capelli asciutti, sui capelli bagnati quando volete, ma sentite me. Sa di latte, è buonissimo, ma appena lo date, una volta che asciugate i capelli, non sapete più di questo profumo. Questo non dura, questo profumo non dura sul capello, eh? Mettiamo delle verità.
Cioè, non pensate di dare questo profumo qua come siero e di profumare di latte quando c'è aria o quando i vostri capelli volano, no. Ho preso due saponette perché nella mia città era tanto che non vedevo le saponette Lux, 90 grammi di saponette, ma sembrano piccolissime, sembrano più piccole. Ho preso queste due saponette qua, io le utilizzo anche in doccia o per lavarmi le mani, Lux. Poi ho preso il mio deodorante di Vichy. Antitraspirante, ovviamente c'è scritto 7 giorni, ma se ci lava tutti i giorni e tutti i giorni si deve applicare e lo uso da una vita e mezza. E poi ho preso un prodotto di quelli costosi che però io non posso farne a meno, che è, anche l'avete visto già 180 volte nel mio canale, il MAC Extended Play Giga Blush Lush Intense Longwear e definizione. E poi un tema, questo aiuta a migliorare l'effetto del vostro mascara e lo rende comunque impermeabile. Ecco, passiamo a Parfum Dream. Parfum Dream, Deborah, in un pacco che mi aveva inviato per i regali del compleanno, mi aveva messo questa bustina di campioncino di Inner Sense I Create Old, un gel per i capelli, che me ne sono innamorata, l'ho utilizzato tutto, l'ho trovato a ottimo prezzo, un ottimo prezzo su Parfum Dream e me lo sono acchiappato. Mi piace tantissimo. Questo gel è un gel che dire, cioè, ovviamente può andare bene a me, può non andare bene a tantissime persone. Io mi ci sono trovata bene, mi piace come mi definisce i capelli, me li rende morbidi, me li rende proprio anche nei giorni a seguire, mi tiene bene la piega. L'unica cosa che è che quando io lo do da bagnati, i capelli sembrano quasi duri e secchi e crespi. In realtà, una volta asciugati, sono morbidi, ma morbidi è un effetto proprio del gel. Bellissima scoperta, grazie Deborah. Allora, mi serviva una mousse Netto Young da utilizzare dopo aver struccato occhi e con un burro o olio aver portato via la maggior parte del trucco sul viso la sera. Io ho sempre fatto seguire con un prodotto che compravo da tanto tempo, che è la mousse di Dior On e Off, ma anche quella ha superato il limite dei prezzi consentiti da me, cioè non è immorale per me spendere quella cifra per un detergente viso, immorale. E c'era una bella offerta su Shiseido. E quindi ho preso Shiseido, la Clarifying Cleansing Foam Mousse Netto Young Clarifying, che idrata anche, a parte che ne basta veramente la punta del mignolo per fare una schiuma super potente. Fa una schiuma super potente e aiuta davvero a portare via i residui dell'olio e del trucco utilizzato prima. Mi piace tanto. Ho preso il mio fondotinta, l'Estée Lauder Double Wear Stay in Place nella colorazione Desert Beige. Sono esattamente 13 anni che io utilizzo questo prodotto, questo fondotinta. Va di moda adesso, 13 anni che io lo uso, 13. Mi basta un fondotinta, non è il caso di averne 2, 3, 4, 5. Questo mi piace, questo utilizzo. Questo è un prodotto che non mi tradisce, che risponde a tutte le mie aspettative. Perché, come ho già detto, io lavoro con la mascherina e quindi non mi piace dopo 8-9 ore di lavoro levarmi la mascherina e stare a strisce. E questo è un prodotto che resta sul viso veramente, e comunque trasuda la pelle, non è che la tappa. Top.
Questo e basta, questo è il mio fondotinta che sto finendo, il punto l'ho preso nuovo a un ottimo prezzo. Poi qui ho trovato in un ottimo prezzo il Lush Primer di L'Oreal, che è il primer ciglia fantastico, ottimo. E poi ho preso un blush. Adesso vi spiego. Allora, non so se anche voi avete visto su YouTube un sacco di blush rosati. Ora non stiamo lì a dire marche, non marche, comunque sono tutte marche piuttosto high, cioè di fascia alta. Allora, azzeccare un colore online mette male, però per 2 euro di blush io mi sono buttata e mi è andata benissimo, cioè meglio di così non poteva andarmi perché ho preso la tonalità proprio perfetta di rosa per me e oltretutto mi piace perché dura parecchio sul viso. Wet n Wild, 2 euro. Questo è il aspettate, Peach Me Pink, lo dice già il nome del blush. Questo è il colore che non è mai veritiero, cioè i colori visti nel video e visti online quando acquistate questi prodotti sono sempre falsati. Il problema è questo, però sono davvero contenta. Ah, ho leggermente, leggermente due brillantini, l'ho dato su anche oggi, ma sta bene, non esagerate, ma non potete esagerare con questo colore. Bello, bello. Bene. I miei acquisti sono finiti per un po' di roba ne ho. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacio, vi auguro una buona vita a tutti e come sempre, se vi è piaciuto il video, spolliciate, iscrivetevi al canale che non costa nulla e per me vuol dire tanto. Grazie sempre a tutti dei vostri bellissimi commenti. Un bacione.